Appassionati di sport, ben ritrovati. Noi seguiamo da qualche anno ormai il pilota Alessandro Chiarelli. È una storia che ci ha appassionato perché è un pilota dalla grande forza di volontà che, nonostante la disabilità, è riuscito nel corso di questi anni a rimettersi davvero in pista con grande entusiasmo e grande coraggio e sta ottenendo sempre brillanti risultati. È uno dei promotori dell'Associazione Disabili e Motori, si organizzano eventi sulla sicurezza stradale, quindi fa abbiamo fatto questo piccolo excursus in presentazione perché era da un po' che non ci vedevamo. Ben ritrovato nei nostri studi. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, parliamo di quelle che sono le attività, poi parleremo anche degli aspetti sociali, ma parliamo di quelle che sono le attività agonistiche, perché quando si conclude una stagione poi è sempre giusto, poi raccontare anche per giustificare un po' tutti i sacrifici che si fanno nel corso di una stagione. Primo posto nel campionato regionale Calabria, quarto nel Challenge Sud che comprende le quattro regioni del Meridione, quinto in Coppa Puglia e sappiamo che in Coppa Puglia non hai partecipato a tutte Sì, le gare. però ho avuto diversi problemi fisici, insomma, con l'ausilio protesico, quindi purtroppo due gare abbiamo dovuto saltarle. Poi volevo anche sottolineare che la Puglia è una regione nella quale il kart è molto sentito, quindi Sì, c'è sì, molta sì, competitività. sì, sì. Allora, è stata una stagione comunque ampiamente positiva dove hai migliorato anche dal punto di vista tecnico. Vogliamo Sì. raccontare un po' ai nostri amici? Siamo comunque riusciti a crescere sia tecnicamente che motoristicamente, quindi abbiamo, diciamo, avuto dei risultati abbastanza positivi. Quest'anno ci siamo prefissi, insomma, dei risultati un po' più grandi, più ambire a qualcosa di più, proprio per il fatto stesso che ci siamo allontanati da diversi team. Cioè, è nato proprio il nostro team Chiarelli Corse, quindi stiamo lavorando proprio per diventare autonomi e raggiungere dei risultati comunque maggiori. Il kart è certamente uno sport che richiede una grande preparazione perché bisogna studiare la pista, studiare le traiettorie, è un impegno Diciamo veramente che molto, molto pesante. pesante, Come diciamo. riesci a lasciare dietro tanti piloti normodotati? Beh, questo viene da. No, non succede sempre, ma comunque le volte che succede viene dato proprio comunque da tutto il lavoro che ci sta dietro, che comunque anche nella mia situazione è molto importante la preparazione fisica, l'alimentazione, insomma una vita regolare, corretta, che poi si va a concentrare tutto in quel singolo giorno che comunque è il giorno della gara. Abbiamo visto spesso alcune immagini, anche alcuni filmati, e davvero si raggiungono velocità Sì, molto, molto molto sostenute. rilevanti. Allora, ci vuoi raccontare anche un po' magari qualche particolare, quando magari, non dico che hai avuto timore, però Sì, magari no, no, un no, sorpasso, qualcosa? ci sono stati ben due episodi che comunque mi hanno un attimino fatto riflettere al fatto che comunque nella stessa pista di Ugento abbiamo fatto la gara di regionale che preparava tutti i piloti, insomma, all'italiano la settimana seguente. E in quell'occasione, come possiamo ricordare nelle puntate precedenti, diciamo, abbiamo avuto prima la frattura di una costola anteriore e poi la settimana dopo due costole posteriori. Lì un attimino anche a casa mi veniva detto, insomma, da parte della mia compagna, mia mamma, facciamo attenzione perché comunque non è che vieni da un trascorso così facile, insomma, anche perché ho avuto, insomma, diverse fratture, però tutto ciò viene comunque poi ricompensato da proprio questi bei eventi che, come settimana scorsa, siamo stati alla premiazione di Coppa Puglia, proprio in Puglia, a Saverletri di Fasano, dove erano presenti 190 persone. E lì ho provato una bella emozione perché, cioè, essendo arrivato soltanto quinto su 16 partecipanti, sono stato anche premiato. Nel momento in cui mi sono avvicinato lì per la premiazione, insomma, essere accolto da un applauso Convinto, Sì, così convinto, spontaneo. spontaneo e caloroso mi ha fatto veramente piacere perché comunque noti la sensibilità di chi naviga in questo mondo, che comunque è un mondo abbastanza particolare, quello delle corse, del motorsport, visto, diciamo, in una luce normale, diventa comunque per una classe d'élite. Mentre invece essere uno qualunque, ma con portatore di disabilità e vedere che tanta gente ti rispetta,
davvero una bella sensazione. Anche perché secondo me poi una volta abbassata la visiera del casco si vuole Sì, solo si vuole. vincere. E poi né tantomeno hai qualche sconto perché sei portatore di disabilità, quindi. Allora, noi abbiamo fatto spesso delle carrellate raccontando del tuo incontro, per esempio, con Fisichella al Family Sì. Day, riviste di carattere nazionale che ti hanno dedicato anche a degli articoli, quindi sicuramente è un percorso che sta andando avanti sia dal punto di vista agonistico, ma soprattutto mi piace sottolinearlo dal punto di vista Vista sociale, sociale, sì. perché con l'associazione Disabili e Motori veramente ti stai impegnando tanto con un gruppo sempre più numeroso di persone, anche organizzando begli eventi. Mi ricordo quest'estate, diciamo in tarda primavera, abbiamo testimoniato di una bella giornata nella quale si è parlato di educazione stradale con i bambini. Cosa c'è in cantiere e poi soprattutto questa tua testimonianza continui sempre a diffonderla con grande entusiasmo? Allora, in questo periodo mi sto dedicando un po' con l'associazione Guida Difensiva, che stanno praticamente sensibilizzando un po' nelle scuole superiori. E sto andando spesso per, insomma, dare una testimonianza ai ragazzi di quello che potrebbe succedere nel momento in cui non si utilizza la testa con i motorini o con lo scooter, con la moto, con le auto, appena presa la patente. Proprio per far capire, cosa potrebbe succedere se non si seguono le norme del codice della strada. E naturalmente anche nei ragazzi noti attenzione, perché comunque Sì, i pericoli delle nostre strade sono veramente numerosi. sono molto convinto che nel momento in cui gli dai comunque la visibilità a un attrezzo del genere come una protesi, beh, i ragazzi restano scossi. Io mi auguro che comunque si fermano lì a pensare quello che potrebbe succedere. Perché, come ho detto diverse volte, poi stare lì a piangere in un letto di ospedale o davanti, insomma, una lapide È molto molto più brutto. è molto più brutto, quindi. Allora, noi naturalmente continueremo a raccontare le avventure sia del Chiarelli pilota che dell'associazione. Ora però ricominciano anche gli allenamenti, perché la carriera agonistica continua. È un sogno che hai realizzato, diciamo così, perché Sì, veramente adesso stai facendo delle gare anche delle location che comunque sono abbastanza molto importanti. importanti, sì. Come infatti quest'anno abbiamo programmato almeno 3 gare delle 5 di campionato italiano. E diciamo che da questo punto di vista mi sono impegnato ad affiancarmi a persone comunque abbastanza competenti pure del nostro paese, perché comunque devo diventare autonomo per quanto riguarda proprio la parte tecnica del go-kart. Allora, il 12 febbraio, se non erro, Sì, comincerà la stagione c'è agonistica. la prima di Coppa Puglia. E quindi sicuramente per farsi trovare pronti, gli allenamenti già sono partiti. Sono già partiti, diciamo che concretamente domenica, insomma, saremo a Mottola a cercare di riprendere, togliere un po' di ruggine e rimetterci in gioco un attimino. Allora, naturalmente volevo adesso a questo punto concludere questo nostro incontro ricordando che l'associazione è aperta a tutti, chiunque può dare un contributo, e ricordare anche che in una situazione particolare come questa, comunque ci sono tante persone, perché spesso definiamo un po' la società non coinvolta, non Sì. partecipe, mentre diciamo anche grazie ai tanti sponsor che Sì, ti sì, sì. Poi sostengono. Riesce ad affrontare le attività agonistiche e è sociali. sociale. Comunque, come dicevamo prima, che ricordavamo la manifestazione tenutasi sul lungomare, diciamo, all'inizio dell'estate, già stiamo lavorando, insomma, per riproporla e vedremo, insomma, di trovare la miglior location per far avvicinare il più possibile i bambini, insomma, con la consapevolezza dell'educazione stradale. Ricordando questa volta la crema solare. Perché stare ore sotto il Sì, sole. ci siamo scottati un po', compresi i miei figli. Allora, io faccio un grosso in bocca al lupo all'associazione e al pilota. Mi complimento sia con Alessandro Chiarelli che con tutti gli sponsor che lo sostengono, perché Grazie, grazie a tutti davvero. molte volte si sostengono iniziative, non dico discutibili, ma che comunque magari non hanno questo valore, questa valenza. Quindi invece, secondo me, in questo caso bisogna fare doppi complimenti. Allora, grazie ad Alessandro, ci vediamo presto, naturalmente, in bocca al lupo per le attività agonistiche, e un grazie a tutti quanti voi appassionati che ci avete seguito anche questa volta.